È una mattinata splendida e che si annuncia caldissima, tutto all'opposto dello scorso anno, quando venne giù la pioggia dirotto. Questa volta, considerato anche il difficile percorso con 6 salite da scalare, 3 faggi, muraglione, busca, collina, trebbio e sabbioni, i ciclisti dovranno fare reciso a molta acqua per dissetarsi e a sali minerali per reintegrarsi. Si parte alle 7.30 e ad abbassare la bandierina del via è il sindaco Francesca Metri, affiancata da 3 madrine d'eccezione. Le campionesse italiane della pallavolo Scavolini Volley, Francesca Ferretti, Francesca Mari e Carolina Costagrande. Alla partenza un migliaio di ciclisti, in prima fila un vero e proprio parterre de roi. Infatti, accanto all'intestatario della corsa, Maurizio Fondriest, iridato a Renoir nel 1988 e vincitore di tante classifiche di prestigio, ci sono Gianni Bugno, dominatore del Giro d'Italia 1990 e 2 volte campione del mondo. L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, 2 scudetti vinti con Juventus e Lazio. Fabio Sacchi, autore di recente della storica doppietta GF SL Italia e 9 colli. Ed Emanuele Negrini, che ha tutta l'intenzione di fare il bis nella GF Fondrest. Alviero Casalboni rappresenta l'Udace Xain nazionale. Questa è la 9ª prova del campionato di gran fondo, 4ª del Romagna Challenge. Altri personaggi del gran fondismo nazionale in gara sono Michele Maccanti, Alfonso Falzarano, Fabio Laghi, Valentino Carriero, Marco Ghiselli, Lorenzo Cardellini, Michele Rezzani, Pierluigi Paolucci e Marco Spada. Nello schieramento femminile ci sono Paola Sbrighi, Melissa Merloni, Maria Cristina Prati, Daria Morganti, Gabriella Emaldi, Paola Donatucci, Raffaella Carloni, Florinda Neri e tante altre via, anche la signora Orietta Fondriest. Dopo alcuni chilometri dalla partenza nasce la prima fuga. A lanciarsi all'attacco sono in 2, Massimo Di Matteo, Heimer Team e Lorenzo Monti, Renault Fin. I 2 vengono raggiunti dopo Predapio verso San Zeno. Lungo la prima salita della giornata, il passo dei 3 faggi, il gruppo dei migliori si va via via selezionando. Vanno all'attacco in 3, Andrea Patuelli, Garmin Salieri, Marco Ghiselli, MGK Vis LGL e Alfonso Falzarano, Renault Fin Sintesi. Al Gran Premio della Montagna Patuelli passa il primo davanti a Ghiselli e Falzarano. A 30 secondi segue il forlivese Silver Lazzari, Planet Bike, che poi proseguirà per il percorso medio, mentre a 1 minuto insegue un gruppo di una 30ina di corridori, fra i quali ci sono Fabio Sacchi e Emanuele Negrini. Intanto fa davvero un gran caldo ai ciclisti, e sono tanti i ciclisti che si fermano a ristori per dissetarsi. Ci sono oltre 30 gradi di temperatura. Per quanto riguarda la corsa, in testa le posizioni sono ancora cambiate. Lungo i tornanti del Monte Busca al comando adesso sono in 4, Alfonso Falzarano, che già faceva parte della fuga precedente, Matteo Cappè, Emanuele Negrini e Lorenzo Cardellini. Seguono a vari intervalli Marco Spada, Valentino Carriero, Fabio Sacchi e un'altra dozzina di corridori. Ormai la corsa è entrata nella fase decisiva. Sulla salita di Monte Collina allunga con decisione Michele Maccanti. Mancano 60 km alla fine e il 29enne ferrarese, già vincitore in marzo della Gran Fondo Davide Cassani, fila come un diretto. Dietro si forma un terzetto con Emanuele Negrini, vincitore della prima edizione della Gran Fondo Fondries, che vorrebbe fare il bis, controllato però da Fabio Sacchi e Alfonso Falzarano, compagni di squadra del battistrada. Negrini, per quanto determinato, da solo non è in grado di poter recuperare il distacco di oltre 1 minuto e mezzo, però ha confermato di essere in buona forma e pronto ad affrontare al meglio della condizione i prossimi impegni. Michele Maccanti, dopo aver superato il Monte Trebbio e infine il Cucuzzolo dei Sabbioni, arriva al traguardo, in Viale Marconi, a braccia alzate. Ha coperto i 166 chilometri in 4 ore, 33 minuti e 3 secondi, alla media di 36,250. A poco più di 1 minuto Negrini si prende il secondo posto, regolando Falzarano, mentre Sacchi ha chiuso al 4º posto, 5º Carriero, a poco più di 6 minuti.
prima donna del lungo è stata la santa arcangiolese Daria Morganti del team Speedy Cesena, protagonista indiscussa. Nel percorso medio, successo del forlivese Silver Lazzari del Planet Bike, involata su altri 11 compagni di fuga che lo avevano raggiunto a 4 km dall'arrivo. Lazzari era andato in fuga sulla prima salita. Fondries 24esimo, Ravanelli 25esimo, si sono difesi, mentre Bugno l'ha presa con lo spirito proprio turistico, facendo una salutare sgambata. Prima classificata nel medio la cesenate Melissa Merloni, Garmin Salieri. Questo percorso è stato scelto da una cinquantina di donne. Ordine d'arrivo assoluto, primo Michele Maccanti, Renof in sintesi, chilometri 165 in 4 ore e 33 secondi, media 36,250. Secondo Emanuele Negrini, Garmin Salieri, a 8 secondi. Quarto Alfonso Falzarano, Renofin. Sempre quarto Fabio Sacchi, idem, a 1 minuto e 14 secondi. Quinto Valentino Carriero, MGK Vis LGL, a 6 minuti e 5 secondi. Sesto Lorenzo Cardellini, idem. Settimo Marco Spada, GC Ginestri, 10 minuti e 20 secondi. Ottavo Marco Ghiselli, MGK Vis LGL, a 13 minuti e 17 secondi. Nono Michele Rezzani, Heimer Team, a 15 minuti e 37 secondi. Decimo Pierluigi Paolucci, MGK Vis LGL. Donne lungo, prima Daria Morganti, Speedy Cesena, secondo Gabriella Emaldi, pedale bianco-nero, a 12 minuti e 43 secondi, terza Stefania Pasqualini, Extrema Team. Medio uomini, primo Silver Lazzari, Planet Bike, 118 km in 3 ore e 6 secondi, media 32,70. Christian Bissoni è il secondo di Borello, terzo Fabrizio Brighi, Frecce Rosse, Cicli Casati, quarto Emanuele Bucci, idem, quinto Alessandro Fabi, Mondo Bici. Donne medio, prima Melissa Merloni, Garmin Salieri, seconda Maria Cristina Prati di Cicli Matteoni, a 4 minuti e 43 secondi, terza Paola Sbrighi, Speedy Cesena, quarta Raffaella Carloni, pedale bianco-nero, a 8 minuti e 6 secondi. Quinta Anarita Fusini dell'Open Team. Grande conclusione della giornata con il pasta party, un vero e proprio pranzo, e con le premiazioni nella solatissima piazza Machiavelli.